Oggi voglio insegnarti un esercizio che serve a rafforzare il muscolo orbicularis, cioè il muscolo circolare dell'occhio, e in particolare a rassodare soprattutto la palpebra inferiore. Ok? Come si fa questo esercizio? Innanzitutto premetto che quando alleniamo la palpebra inferiore, ovvero quando facciamo qualche esercizio che include la palpebra inferiore, noterai, vedrai anche tu stesso che si fa molta fatica, quindi gli esercizi che includono la palpebra inferiore durano meno, cioè qualche secondo in meno, proprio perché si fa fatica a mantenere la posizione. Anche in questo caso l'esercizio lo otterremo per 8, massimo 10 secondi. Come si fa questo esercizio occhiamandorla? Innanzitutto dobbiamo imparare a mettere in tensione ad attivare la palpebra inferiore. Cosa vuol dire attivare la palpebra inferiore? Vuol dire farla tendere, cioè attivarla in modo che sia in tensione. Il trucco che faccio io per metterla in tensione è questo. Mi immagino che mi abbaglia il sole e quindi faccio questo movimento qua. Guarda. Vedi? Si attiva la palpebra. Quindi, ogni volta che voglio appunto attivare la palpebra, guardo leggermente in alto, mi immagino che mi abbaglia il sole e faccio così. Attenzione a non fare questo, non fare. Ok? Se ti abbaglia il sole, non fare così, no? Io voglio solo che tu metta in tensione, che attivi questa fascia muscolare qua. E quindi fai così, senza corrugare, mi raccomando, la fronte. Quindi se per caso tu hai qualche altro trucchetto, qualche altra modalità per attivare la palpebra inferiore, falla. Quindi l'esercizio consiste in attivare la palpebra inferiore e adesso posizioneremo il meteo all'interno dell'occhio, l'indice sulla punta degli occhi, così. Tutto questo mantenendo attiva la palpebra inferiore. E poi in cosa consiste l'esercizio? Con l'indice tireremo gli occhi verso l'esterno, creando così gli occhi a mandorla, ok? Tutto questo bisogna farlo con la palpebra inferiore attiva. Adesso ti mostro l'esercizio completo, quindi attivo la palpebra, posiziono le dita e tiro verso l'esterno e se vuoi puoi chiudere gli occhi. Mi raccomando, la palpebra deve essere attiva tutto il tempo e attenzione a non corrugare la fronte, ok? Questo esercizio, come te l'ho detto, va tenuto per un periodo più corto proprio perché si fa difficoltà a mantenere tutto il tempo consecutivamente in azione la palpebra inferiore, ok?